tutto pieno. Uè, a Roma! Già, vero? Boh, però pure tu sei scemo. Ciao tesori e bentornati nel mio mondo. Un mondo dove parliamo di arte e creatività facendo scemità, soprattutto nel format di oggi, dove sclererò con la resina per creare questo splendido portagioie ideato da Gea Creations. Stampi li trovate sullo shop di Gea Creations e vi metto il link qui sotto nell'info box. Se la quantità di resina non mi abbandona, io avrei anche quest'altra misura. Guardate che questo poi viene anche proprio 3D, è una cosa fighissima secondo me sto stampo, però facciamo prima questo. Lo so, è disordinato, ancora non ho pulito nemmeno questo da quando ho fatto il video di Sandman. Basta, siamo zuozzi e basta, con la zozzimma ci dobbiamo convivere. Ho già preparato la mia resina che sta sbollendo. Per questa creazione ho utilizzato la resina Art Pro della Resin Pro. Per quale motivo? Allora, mo vi spiego un attimo l'idea che ho avuto per quest'albero. Ce l'avete presente l'albero di Game of Thrones, quello degli dèi, mi pare, gli antichi dèi. Vi metto la foto. Già mia. Allora, visto che voglio provare a fare la brava creativa e a far asciugare prima uno strato e poi a colare stasera l'altro strato, proverò appunto a fare tutti i rami con le foglie, queste della Green Stuff rosse. Poi facciamo anche qua sulla base tutte le foglie che sono cadute dall'albero, una cosa molto scenografica. Sì, la parola d'ordine stavolta è scenographic. Poi perché le voglio mettere in inglese non lo so. E poi appunto, se riuscissi a colare anche quello piccolino, vorrei provare a fare la versione estiva dell'albero mettendoci pure sti rametti, insomma. Non lo so perché sono cose che non ho mai messo nella resina, soprattutto questi penso che perdano pure un po' di colore, ma iniziamo subito. Allora, questa volta dal mio kit per creare con la resina vado a prendere il bicchierino trasparente. Basta, va bene così. Ok, allora adesso andiamo a mettere un po' di foglie, vediamo prima se perdono il colore. Non sembra, ma l'ho riempito troppo sto bicchierino. No, sto bicchierino non mi piace proprio. Non mi piace proprio. Non lo vedo proprio positivo per creare con la resina. Non va proprio bene. Allora, wow, sembra le pozzanghere nel bosco. Bellissimo. Stanno perdendo colore per ora. Non so poi col calore. Boh. Vabbè, più foglie, dai, più foglie, vai. Tanto le comprate, non le usi mai, tanto vale metterle nella resina. Con le verdi di più, queste qua, ovviamente, se non siamo in autunno non riesco ad utilizzarle. Allora, bello, centrato perfetto. Vabbè, diciamo che quando ci sono questi dettagli così, io preferisco andare a spatolina, diciamo, cioè a distribuire la resina in questo modo. Così siamo più onesti, che è inutile provare a far andare la resina. Oddio, no, già mi piace. Allora, foglioline, però soprattutto qua dovete andare. Poi, vedete? Nello stampo ci sono tutte queste che faremo rosse. Quindi domani, quando andremo a scoprire il tutto, lo assembleremo e lo decoreremo. Quindi, cioè, lo ultimerò proprio insieme a voi. Adesso mettiamo le foglie. Oh, sto bicchiere non mi piace proprio. Comunque è bocciatissimo sto bicchiere. No. Ma a parte il fatto che questo bicchiere con una resina veloce d'estate si squaglia. Io continuo a spatolare. Spatoliamo. Assicuriamoci che la resina vada dappertutto. Secondo me viene. Raga, questa volta già durante lo scleriamo sono fiduciosa. Non vedete che sto sclerando pure poco? Però forse un po' di rosso lo potevo mettere qua, eh. Ci speravo un po' che perdesse un po' di colore. Secondo me mi sta piacendo perché vedete, stanno queste foglioline qua che sembrano proprio appunto foglioline al vento. Però queste qua non verranno una volta che lo toglierò dallo stampo. Quindi, boh, spero non mi stia convincendo per questo effetto ottico. Ecco qui il risultato. In realtà poi ho pensato, ma ce la faccio a colare il doppio strato qua sui rami? Visto che, boh, per adesso non vedo spazio. Vabbè, qua mi serve leggerino, l'importante è che ci sta qua.
qua, vedete con tutte queste foglioline, vedete con le foglioline che stanno cadendo, bello, mi piace. Oddio, vabbè, così sembra tipo un sistema nervoso. In effetti è risaputo che le ramificazioni del nostro sistema nervoso sono simili a quelle degli alberi. Allora adesso devo trovare un pigmento che si presti bene a fare foglie, eccola. Né blu, né nero, né arcobaleno, né rosso le tinzerem. Capo, questo non è rosso, è un colore cangiante, però a noi piace. Ovviamente anche questo colore lo trovate su Joya Creations. Na 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 na. Ma questa è una ghianda! No, che carina, la vedete? È una ghianda! Abbiamo un problema, sta filando tutto troppo liscio. Si sta innalzando, stanno andando troppo sopra. Manna, ma siete leggere! Appunto, no? Vedi, io poi le so pure le cose, sono leggere, quindi salgono, pesanti, scendono. Guai, che genio! Vabbè, facciamo la base, che è meglio. Allora, nelle foglioline ci andrò con la resina nera, che andrò a colorare alla fine con degli scarti. Quindi mo qua ci mettiamo questo. Oh, ma che vuoi fare la foglia oro? Ma non ce la vuoi mettere? Foglia oro! Beh, Maro, stanno cadendo. Oh, ma puoi aspettare? Ma per favore, un attimo! Ma una... Ah, ma sei tutto un pezzo. Aspetta. Oddio, è difficile sta foglia oro, eh. Mescoliamo, mescoliamo. Quanto è bella sta base, comunque. Penso possa essere utilizzata anche per altre cose, altri esperimenti. Bello, anche come vassoietto. Guarda là, che perfezione. Una spolveratina di peperoncina. Ovviamente sono sempre le foglie della green stuff. Io devo specificare queste cose. E vabbè, le facciamo cadere di più al centro, perché ovviamente cadono di più se stanno, cioè quelle sotto l'albero. Insomma, cerchiamo di far amalgamare anche qui tutto. Ok, ma non stavo mettendo il bicchiere sporco di resina qua dentro. Bene così, bene così, bene così. Mo' li devo spostare. Aiuto! Mi è venuta un'idea troppo bella mentre stavo cercando qualche altro stampo da realizzare. Ci vogliamo fare pure il cerbiatto da mettere sotto all'albero. No, raga, domani spettacolo. Marrone scoiattolo. Sì. Buonanotte. Marrone cerbiatto. Magari, perché lo stampo dello scoiattolo non ce l'ho ancora. Ah, senza effettini e senza niente. Forse ci vorrebbe un po' più di rossiccio. Non vi ho fatto vedere mentre mettevo il rosso perché sembrava una scena del crimine. Era veramente una cosa brutta. Allora, il colore è venuto un po' trasparentino, non è proprio super coprente. Io mi sto pensando, ma non ce lo vogliamo mettere un effettino, qualcosa? Noia. Allora, mo sto stampo, no? È una cosa complicatissima. Anche solo, cioè, già toglierlo è complicato, ma è complicato anche far andare la resina nelle orecchie. Infatti io devo staffa sempre così ogni volta che faccio sto stampo. Come se tipo gli facessi il coso della respirazione. 3, 2, 1, libera! Oi? Guarda, raga, solo io vi faccio vedere queste tecniche. Allora, 3, 2, 1, libera! Ma non l'ha fatto. Ok, è andato. Vedete, poi ci sono le bolle, insomma. Questo stampo è bellissimo. Vi metto il link anche di questo sotto nell'info box. Però, veramente per farlo venire bene ci dovete stare. Non dico 30 anni, facciamo 25. Ok, controllate sempre se ci siano bolle, eccetera, eccetera. Poi non vi dico per toglierlo, sto stampo. Ok tesori, altro giorno, altra resina, guardate, questo è catalizzato. Stiamo facendo le cose proprio per bene, ieri poi vi devo dire la verità. No, non mi piaceva il contenuto come stava uscendo fuori, avevo provato a realizzare un tramonto in una Ouija, poi l'ho dovuta togliere, non mi piaceva, l'ho messo qua dentro, il colore... Insomma... Di ieri voi in questo video non vedrete molte cose, diciamo che non era proprio giornata. Ho ritrovato anche il mio stampo dei gammei perché
Lo sapete che mi è passata la paura dei fiori secchi e vorrei provare a inglobarli per farsi delle collanine, e questi sono perfetti perché ho i cammei perfetti per loro, però ovviamente deve avanzare la resina. Andiamo a fare questo strato bianco, che non farò bianco e basta, ma vorrei rendere l'impressione delle venature. Come faremo? Con lo stesso procedimento che utilizziamo per l'effetto marmo. Quindi vado a mettere il bianco per resina epossidica, mescolo non troppo bene e poi aggiungo una goccia, proprio una goccia di pignata. Di pignata, per chi non lo sapesse, perché mi rendo conto che non tutti ovviamente seguono i video da tanto. Quindi pignata sono colori ad alcol che vanno benissimo per colorare la resina e soprattutto per l'effetto petri dish. Se non sapete cos'è, googolatelo. Però anche questo vado a mescolarlo non proprio bene. Vedete, dobbiamo avere questo effettino qui. E adesso vado a colare sul mio stampo. Parto prima dall'alto, perché poi nel basso vorrei mettere un po' più bianco. Metto a spatolare. Allora, adesso vado... Oh, arrovai! Vado ad aggiungere altro bianco. Bello, sì, vedete? Non mescolando bene il colore, vi viene sempre questo effetto venatura. Qua un po', qua un po', qua un po', arrosci capito. Ecco qua, vedete? Mescolando meno il colore, che belle venature che sono venute. Ovviamente bisogna sempre vedere cosa si vedrà dall'altro lato, però l'effetto così non mi dispiace. Adesso ci sarebbe da fare questa parte qua, perché comunque va messa altra resina, perché vedete, altrimenti l'albero non si aggancia bene. Solo che sono un po' indecisa, non so se farlo sempre col bianco, col marrone, poi ci metto la neve sopra o verdognolo. Ma io direi lavoriamo su un grigio caldo, un po' di nero, due gocce ho messo. Scusate, ho detto grigio caldo, in realtà volevo dire grigio freddo, perché se facciamo un terriccio che va sul blu, va in contrasto con l'arancione delle foglie, quindi meglio. Oh, wow, che bello! Wow, ma io lo voglio colare così. Wow, mi piace, mi piace tantissimo. No, mi piace, sembra un lago magico. Rifacciamo questa cosa col bianco, il nero e il blu. A volte ho messo più nero. Sì, ora troppo nero, però vabbè. Metto ai bordi. Non lo so cosa sto facendo, cosa sto pensando. Coloriamo un poco, poco però, sempre poco. Come dico sempre, sempre poco. No, però dai, secondo me il contrasto che verrà fuori con le foglie sarà molto interessante. Sì, io uso la parola interessante quando, quando la cosa non verrà proprio bene. Ma niente, mi piace un botto, raga. Sì, ragazzi, secondo me la cosa esce interessante a questo giro. Però, oddio, mi sono dimenticata però che il cerbiatto l'ho fatto marrone caldo. Tanto volevo dipingerlo. È rimasta un po' di resina tesori, quindi possiamo inglobare qualche fiore secco. Tutto ne hai una cosa, te lo annuncio. Pulizziamo, pulizziamo. Allora, questi mi piacciono da morire. Qual è il dritto? Qual è il rovescio? Questo è il dritto. Vai. Qua, bello, mi piace assai. Metto anche cuoricini, anche qui ci voglio mettere i fiori per fare delle collanine da regalare a mia cognata, a, insomma, persone di giù. Abbiamo fatto tutta questa trasparenza senza nemmeno metterci la foglia oro in tutto ciò. A me piace la foglia oro. Foglia oro! No, aspettate, non sto capendo. No, fermi tutti, io non sto capendo cosa voglio fare. Cosa vuoi fare, Tonia? Vuoi mettere la foglia oro? Ok, però mi sa che devi mettere prima il fiore. Metti prima il fiore. Bra. Vola, la foglia si innamora. Che stiamo facendo? Il fiore qua si sta rompendo. Perché sono scema e chi sono scassa, rompiti! Ah! Te scassa. Bene, bene, mi piace. Bello, a posto, l'ho fatto. Poi ci voglio mettere questo fiore, questo color glicine che mi piace tantissimo. E potremmo metterlo nel cuore.
sì, dai. Ma perché mi sono fissata che la foglia oro la devo rompere qua dentro? Io non l'ho capito. No, tesori, io tante scelte che faccio non le capisco, ma proprio anche scelte di vita, veramente. Boto, volesse capire che penso, che ci sta da capo mio, non lo so. Poi mettiamo questo grande qui, però cerchiamo di fare una piccola composizione con il prezzemolino, che ci piace sempre tanto. Oh, and scassa! And scassa! Oh, look! Con mamma me... non si vede niente però, cioè, è inutile che lo metti là. Così meglio, meglio. Foglia oro sì, sempre e comunque. Ui, arova! No, maro! Allora, mettiamo il prezzemolino qua, perché ho visto che anche i gioielli solo con prezzemolino fanno molta scena. Fa tanto il prezzemolino, cioè si porta assai. La foglia oro, questo secondo me viene bello, prezzemolino ci darà tante soddisfazioni. Volevo utilizzare anche questi qua, vedete che sono bellissimi. Proviamo a metterli nel fiore, cioè sì, vabbè, nel cuore. Ho pensato di mettere un po' di prezzemolo anche qui. Io prezzemolo ce lo sembra sapore. Oh, arovai! Tesori, c'è questo piccolo fiorellino rosso, ma dite che ci entra qua? Perché ho visto anche, fra le altre cose, questi ciondoli col fiore più grande, appunto, del ciondolo. Quindi vediamo, secondo me pure interessante come cosa. Nella pozione cosa ci vogliamo mettere? Io ci metterei questi qua, bianchi, carucci. Qui, questi. Oh, tagliati. E diachis, quando pare che si rompe con un soffio e quando poi non si rompe. Sono proprio curiosa di vedere questa come uscirà fuori. Tutta piena. Uè, a roba! Guardate, si è azzeccata i quattro! Già, però... però tu sei sceme. Sto diventando una foglia... No, però non devo... No, no! Aiuto! Sono sul tappo, brava! Bene tesori, il mio screviamo finisce qui con la foglia oro attaccata sulle mani. Io non so se riuscirò a posarla. No, ne ho presa altra, non ce la posso fare. Ok, dicevo, il mio screviamo finisce. Oh, vabbè, affa, niente fatto, basta. Tesori, vi do appuntamento domani alle 13:14, penso, per lo scopriamo di queste cose. Non vedo l'ora di vedere quell'albero. Io devo chiudere questa foglia oro, perché sennò questo vuole ovunque. Grazie mille per supportarmi sempre. Vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo domani. Ciao!